Ciao ragazzi, sono Dragos Tech TV, benvenuti in questo nuovissimo video. Ragazzi, le novità in casa Supercell non finiscono perché oggi vi porto qui uno sneak peek riguardo ad un aggiornamento che avremo molto molto presto, questa volta su Clash of Clans nel villaggio principale. Visto che tutti quanti più o meno abbiamo ripreso un po' il ritmo a rigiocare a Clash of Clans, soprattutto nel nuovo villaggio, infatti io stesso gioco più che altro nel nuovo villaggio, vi porto comunque le notizie riguardo a questo main village, sul villaggio principale. Ragazzi, infatti, proprio oggi sul blog sono uscite tutte le novità e partiamo subito a vedere di cosa si tratta e vi faccio vedere qui l'anteprima, ragazzi, qui nel mio account di Clash of Clans. Primissima cosa, novità, cannone livello 15. Eccolo qua, ragazzi, nuovo cannone, dunque livello 15. Non posso farvi vedere le statistiche perché potrebbero giustamente cambiare con l'aggiornamento che, come detto all'inizio video, avremo molto, ma molto, molto presto. Questo è dunque il nuovo cannone livello 15. Poi chiaramente hanno deciso di equilibrare anche le truppe. Infatti adesso andremo a vedere anche la grafica dei nuovi livelli, anche per quanto riguarda le truppe. Allora, questo nuovo cannone livello 15, signori, torre dell'arciere livello 15, stile che comunque è ripreso ovviamente da quella che è l'artiglieria Aquila. Ovviamente, ce l'aspettavamo. Ma non finisce qui perché anche la torre infernale finalmente passa dal livello 4 ad un nuovo livello 5. Quindi ancora più potenza per queste torri infernali. Anche qui, chiaramente, lo stile. State guardando qui la grafica ufficiale che vedremo nell'aggiornamento. Dunque, torre arciere livello 15, cannone livello 15. E per le difese ci siamo. Ma comunque ci scrive anche sul sito della Supercell. Abbiamo dei cambiamenti sempre per quanto riguarda le strutture. E poi passiamo invece alle truppe. Infatti, i costi e i tempi di miglioramento per i cannoni dal livello invece 10 fino al livello 14 saranno ridotti. Sono stati ridotti. Giustamente, visto che abbiamo adesso un cannone livello 15, direi che va benissimo. Dopodiché, i costi e i tempi anche qui di miglioramento per le torri dell'arciere dal livello 9 al livello 14 anche qui sono stati ridotti e i costi e i tempi di miglioramento per le torri infernali invece dal livello 2 al livello 4 sono stati anche qui ovviamente ridotti. Il danno inflitto dalla torre infernale di livello 4, tra l'altro in modalità bersagli multipli, è stato incrementato, quindi ancora più potenza già dalla torre infernale livello 4 in modalità bersagli multipli. Il danno iniziale inflitto dalla torre infernale invece in modalità bersaglio singolo ora è equivalente, scrive la Supercell, a quello in modalità bersagli multipli. Tutte queste strutture difensive a livello 15 chiaramente saranno disponibili per municipio livello 11. E giustamente per mantenere, come vi dicevo prima, l'equilibrio quindi tra queste nuove difese e ovviamente le truppe, non potevano che aumentare il livello di quest'ultimo, ovvero di alcune truppe. Andiamo a vedere quali sono. Eccoci qua, ragazzi, guardate qui, adesso vi faccio vedere un attimino che faccio fuori questo, così si vede bene. Allora, signori, state ad ascoltare. Intanto qua già vi faccio vedere qualcosina. Allora, partiamo dal P.E.K.K.A. Il P.E.K.K.A., ragazzi, nuovo livello 6. P.E.K.K.A. livello 6. Qui guardate, abbiamo dei piccoli cambiamenti. La spada non so se era così viola nel livello successivo, ovvero fino al livello 5. Mi sembra di no. Comunque c'è anche quell'aura rosa attorno al P.E.K.K.A. ed è molto molto figo. Il P.E.K.K.A. quindi femmina, ricordiamolo ancora. E questo è, signori, il P.E.K.K.A. livello 6. Eccolo qua. P.E.K.K.A. livello 6, mi raccomando, disponibile per municipio livello 11, così come anche tutte le strutture difensive che vi ho fatto vedere prima. Tutte per il livello municipio 11. Ma andiamo avanti, ragazzi, qui abbiamo gli stregoni livello 8, disponibili per municipio livello 11. Nuovissima grafica, tra l'altro molto molto bella questa tunica, praticamente viola, con quei ricami rosa, con quel cinturino rosa, tantissima tantissima roba. E ricordatevi che i costi e i tempi di miglioramento per gli stregoni di livello 6 e livello 7 sono stati ridotti quindi dall'aggiornamento. Quindi tanta tanta roba e non potete che notare queste guaritrici, anche loro sono state cambiate. Infatti, la guaritrice adesso arriva fino al livello 5, ragazzi. Fino al livello 5. Anche questa, quindi, grafica molto, molto interessante. Come vedete, abbiamo l'aura che sembra essere cambiata. Abbiamo un effetto all'interno, tipo una roba azzurra che sale su. Molto, molto bella. Rosa, dunque, tra l'altro, e l'aura sembra più potente di quella che era invece la guaritrice livello 4. Tanta, tanta roba. Chiaramente vedremo poi con il gameplay come si comporteranno queste nuove truppe. Ma arriviamo adesso agli spaccamuro. Come state guardando qui, qualcosa è cambiato. Ovvero, ragazzi, come leggo qui, come dice la Supercell, adesso gli spaccamuro sono di livello 7. Anche qui per municipio livello 11. Costi e tempi dei miglioramenti degli spaccamuro sono stati ridotti, anche qui come per il P.E.K.K.A., per tutti i livelli. Dopodiché,
Che cosa abbiamo ancora? Abbiamo, signori, il minatore. Ebbene sì, anche il minatore riceverà un level up. Eccolo qua, in tutto il suo splendore. Minatore, signori, livello 5. Eccolo qua. Anche questo per municipio livello 11. E i costi dei tempi di miglioramento dei minatori sono stati anche qui ridotti per tutti i livelli. Tra l'altro il minatore livello 3, leggo qua, come dice Supercell, è ora disponibile al municipio dal livello 10. Quindi prima era 11, invece adesso dal livello 10. E i punti ferita dei minatori dal livello 2 al livello 5 sono stati incrementati. E questa, ragazzi, è la nuova grafica dei minatori. Tanta roba. Abbiamo altre modifiche per le altre truppe, che non riceveranno un level up, ma solamente un bilanciamento. Ovvero, i punti ferita dei draghi dal livello 4 al livello 6 sono stati incrementati, e i punti ferita dei domatori di cinghiali dal livello 6 al livello 7 sono stati incrementati. Quindi già qua potremmo avviare delle nuove strategie con i nostri domatori e anche con i nostri draghi, perché no? Le proveremo chiaramente in un gameplay appena ci sarà l'aggiornamento. Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi, di questo aggiornamento. Rimanete sintonizzati, mi raccomando, seguitemi come sempre per ulteriori sneak peeks nel futuro, anche per Clash Royale, anche per Brawl Stars. Tra l'altro ho creato una playlist, e noi, ragazzuoli, ci vediamo dunque con l'update, con questi nuovi livelli delle truppe. Ciao, ragazzi.